Salve amico, bentornato. Come sempre, i video che sto per mostrarti sono tra i più spaventosi attualmente presenti online. E come sempre, devo chiederti di lasciare mi piace al video, così da permettermi di portare avanti questa serie. Ora, iniziamo. Il primo video in programma oggi proviene dal paese del Sollevante. Il trio giapponese, costituito da Gachan, Daichan e Yusuke, ha deciso di esplorare un luogo che da tempo attira la loro attenzione. Così, non appena la proprietà infestata venne messa a loro disposizione, il trio colse l'occasione per un'indagine un po' diversa dal solito. Infatti, Yusuke avrebbe dovuto dormire nella stanza più infestata, mentre Gachan e Daichan l'avrebbero osservato dai laptop per tutta la notte. All'inizio tutto sembrava andare liscio, almeno fino alle 3 del mattino. ずっとこっち見よったっけ。起きてずっとあんたこっち見よったっけ。俺が？うん。絶対寝とったって。これ見よったと、もしかして。落とした。せやん。そやん。マジ？ Improvvisamente。Yusuke si alza e rimane immobile per qualche secondo. Allo stesso tempo, appare una figura bianca che attraversa il corridoio alle sue spalle e subito dopo, la candela si spegne. Allarmati, i due amici vanno nella stanza di Yusuke, ma quest'ultimo, ora, è steso e dorme. Così, decidono di svegliarlo per fargli alcune domande, ma lui non ricorda di essersi alzato. E tu, cosa credi possa essere quella misteriosa figura bianca? Magari hanno ripreso un vero fantasma, o forse si tratta solo di una messa in scena. Il prossimo filmato è stato registrato da un ragazzo di nome Riki, che ha deciso di intraprendere un'esplorazione solitaria in un edificio abbandonato e che si presume sia infestato. Appena ha messo piede nella struttura, avverte una malsana e pesante atmosfera e si rende subito conto di non essere da solo. Ini tuh udah sekitar 20 tahun lebih tau dikosongin. Halo? Asli. Tempat ini serem banget, bro. Suasananya itu mencekam banget. Satunya lagi kita bawa. Oke. Tadi kita ke bawah udah, sekarang kita ke atas. Suara apa tuh? Halo?
Lo? Wow. Nei primi minuti della sua esplorazione avverte degli strani suoni e pensa possa trattarsi di un qualche animale ferito, e invece registrerà qualcosa di assolutamente terrificante. Kalau sunnah Rasul kan adalah kalau kita habis Jumatan pergi lewat mana, pulangnya lewat mana gitu. Jadi sunnah kayak gitu. Ada lemari miring, bray. Oke lah. Oh, lupa gue jatuh. Ya, berjejeran. Gak apa-apa, gue bersihin dulu. Oke. Lemari miring, bray. Apa ini? Gue kira miring gara-gara ada isinya di dalam. Astaghfirullahaladzim. Lupa kali kira-kira, lupa kali. Mati. Matiin. Astaghfirullahaladzim. Apa tadi itu gue lihat? Aduh. Anjay. Kita semoga gue cuma halu, cuma gue halu. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Ini gak ada apa-apa, anjir. Allah Akbar, gue dengar suara. Allah Akbar, gue takut alat itu, anjir. Aduh. Allah Akbar, kita pulang sini aja lah. Allah Akbar. Puteran gue, anjir. Berarti kalau nggak salah itu dia munculnya di situ tuh. Aduh, kaget gue. Apa itu, anjir, gue pakai nyenggol gininya lagi. Aduh, anjir. Salah, gue harusnya keluar. Apa itu anjir? Aduh. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Apa tadi itu? Aduh. Ad un certo punto, quella che sembra una figura femminile, con dei lunghi capelli neri ed un abito bianco, si manifesta alla fine del corridoio, spaventando l'esploratore, il quale però ritrova velocemente coraggio e continua la sua indagine, quando, improvvisamente, sulle scale, incontra un'altra misteriosa figura che sparisce senza lasciar traccia, proprio come la precedente manifestazione. Che abbia davvero catturato l'apparizione di due spettri, o magari può trattarsi di qualcos'altro. Il seguente video è stato caricato su YouTube da Casey e Tanner. Il duo questa volta si è recato in una casa stregata che si presume essere la dimora di un poltergeist. Casey in precedenza aveva già indagato in questa abitazione, registrando alcuni fenomeni molto interessanti. Così, circa un anno dopo, ha deciso di portare lì la sua intera squadra. E questo è quello che la fotocamera SLS ha catturato in quella stanza. Using the SLS started out a bit slow, but at one point I actually got a pretty clear reading of something in a rocking chair in one of the rooms. Casket. Oh, yeah. I got something solid here, Case. This is the hot spot. What do you got? Someone in this rocking chair. Four limbs.
Just got ahead. It's your chance. No, did briefly. Now this thing is kind of going off at the entrance. For a second, I almost saw like a subtle reflection in the window behind it. Like someone out there? Hey, Cole, slide to the left. Just go in and slide to the left. I want to make sure this isn't you that's the... Yeah, no. This doorway right here is getting a major reading. Yeah, from that angle, it almost looks like a reflection of someone who's sitting in the chair. Super light. It said me. That's Casey. Come si può vedere, quando registrano la sedia, la fotocamera identifica una qualche entità, sembra seduta su di essa. Così Casey e Tanner decidono di condurre una sessione di EVP, e questo è ciò che ottengono. Is there a reason that you wanted us to finish the test here? Is this even Tina that we're communicating with right now? This place, like, making all kinds of noise. It makes noises, and I remember last time I was here, it kind of freaks me out a little bit, just knowing that that door right over there, like, pretty much opened and closed on its own. Yeah. And the candles on that table. That area over there just still feels weird to have my back to. Yeah. You want to ask anything? Yeah. Feel free to use either of these devices to talk to us. We come in peace. We just want to capture evidence of your existence and communicate with you. You want to listen to it back? Yeah. You get me? Sure. Let's see. Tina, is there a reason that you wanted us to finish the test here? You hear that? Yeah. As soon as we played back the session, we heard a whisper of some sort. Play that back. Is this even... Sound like a breath? Yeah. Like test that. Here? One more time. Was that one of us breathing out? That you wanted us to finish the test here? After, dopo aver registrato un EVP, Tanner decide di compiere una sessione di privazione sensoriale. Rimane da solo nella casa, con gli occhi bendati e con le cuffie, collegato direttamente alla Spirit Box, mentre il resto del team lo aspetta fuori. Questo è ciò che ha registrato. Record that. If you're still in the house, you can use Tanner to communicate right now. Can you please say something through Tanner? God damn it. House is weird, dude. Look at it. Tina, are you still here? Within all. He's weakened. Is there something else in the house besides Tina? He's pretty good. Superior. Give us a sign, give us a message. Fuck no. Give us a message. Fuck no. Can you tell us what's stopping you? Man laughing. When doing the blind spirit box, I did get a lot of answers that seemed to be relevant to the investigation. I heard a man laughing and a woman saying, "Help me."
So I do believe there were multiple entities basically fighting for airtime on the spirit box. Does it upset you that Tanner put on the demon board shirt to provoke you and brought a Bible? I look. Devil. We've given you every device we have possible to communicate. We might have seen you on the SLS. It seemed like you were trying to give us answers on the yes-no, even on the Ouija board. Tell me something through the spirit box. Give me a direct message. Shut up. Last time I was here, I heard a woman scream while I was within the house. When we reviewed the spirit box footage, we did see pots, pans moving behind me on the rack. And it's a really crazy, scary feeling reviewing that footage and just realizing that in that moment, I was blindfolded and robbed of my senses, and I had no idea about the extreme activity that was going on behind me. Yells at me. Just say it. Just say it. Tina, if you're there, do you have a message that we can give to your niece? Help. Unless there was like a phantom earthquake that existed only in the house, I don't see a possible way how a multi-hundred pound pot rack is able to jostle back and forth by itself. Help, in a woman's voice. Is there child spirits holding you back from moving on? I need you. You're not the one. Time. Time's up. Oh! After coming back inside, Tanner had no idea when we approached. We startled the hell out of him. Didn't mean to, but it's just kind of one of those things that comes with the deal. When you're blindfolded, deaf for an hour filming and someone touches you, it's a startling feeling. All'interno della casa sono avvenute varie cose. Da prima si vede qualcosa di inquietante che appare nel corridoio dietro Tanner, simile ad un'ombra, e subito dopo un paio di occhi luminosi sembrano osservare il ragazzo dalla finestra. Infine, le pentole iniziano ad oscillare da sole. Dopo tutto questo, pensi che siano davvero entrati in contatto con strane entità che popolano quella casa? Come sempre, spetta a te decidere se crederci o meno. In questa registrazione, due amici sono andati in una zona remota, all'interno di un bosco, alla ricerca di un lupo mannaro. Ed invece, sono riusciti a filmare qualcosa di completamente diverso, ma altrettanto terrificante. Danilo? Oi, eu tô aqui embaixo. Cadê, pô? Cadê tu? Tô aqui embaixo, tô olhando pro lado e pro outro. Dá pra enxergar porra nenhuma, mano. Tá me vendo não? Eu tô vendo nada não, escuridão dessas. Como é que... Tive a impressão de que eu filmei alguma coisa aqui, preto, branco, porra, foi isso? Foi. Deixa eu ligar a antena. Tem um coco aqui na frente ainda aqui, porra, que tá filmando, porra. Não. Aqui não, isso aqui é o quê? Ligo, mano. Liga, não tô vendo nada, mano. Vou ligar, cara. Tá passando um avião aqui, mano. Mentre esplorano l'area, completamente avvolti dalle tenebre, notano qualcosa davanti a loro.
Si tratta nuovamente di una figura femminile con i capelli lunghi e neri e con indosso un abito bianco, che li spaventa a tal punto da farli scappare via a gambe levate. Immagina come avrebbero reagito se al posto della donna ci fosse stato un lupo mannaro. Per finire, torniamo nuovamente in Giappone. Infatti è da lì che proviene questa registrazione. Nello specifico, ci troviamo all'interno di una casa con tantissimi specchi. E questo è ciò che il nostro esploratore ha catturato. そうですね、あの、ご夫婦で住んでて、で、あと、まあ、おばあちゃんがいたらしいですね。で、なんか介護してたって言ってましたね。 買い物に行ってる間、おばあちゃんがちょっとどっかに行っちゃったというか、どっかいなくなっちゃったみたいな。うん、部屋も全部内側から鍵がかかってたんですよ。なので、これちょっとおかしいなっていうことで、まあ警察も呼んだり探したりはしたみたいなんですけど、まあそれでもやっぱりおばあちゃんがちょっと見つからなかったっていうことがありましたね。はい。 おばあさんがいなくなった後に鏡の中に母がいると、まあおばあさんがいるということを何度も言うようになったらしいんですよ。鏡の中におばあさんがいるっていう、ものすごい責任を感じてそう言ってるんじゃないかなって思って、それでまあ早くね、そういうことからまあ立ち直らせてあげたいっていうのか分かんないですけど、まあ引っ越したっていうことがあったんですよね。 Mentre è intento a registrare, il ragazzo riprende una figura oscura nello specchio, simile ad un'ombra. In un altro, la sagoma di una donna. Ed infine, la porta alle sue spalle si apre da sola. Tu, cosa credi? Ha davvero registrato un fantasma in quella casa stregata? Fammi sapere cosa ne pensi con un commento. E non dimenticare di recuperare i video usciti in settimana se te li sei persi. Io per ora ti saluto, ma noi
Come sempre, ci rivediamo domani con un altro episodio horror. Ciao!